In questo tutorial vedremo come modificare i campi già presenti all'interno delle tabelle Access. Entriamo nel database e incontriamo la nostra prima tabella che si chiama Persone, che è costituita in questo momento, chiedo scusa, è costituita in questo momento da 5 campi, come vediamo, quindi un campo identificativo, un campo nome, un campo cognome, un campo città e un campo sesso. Quindi sono 5 campi differenti e poi sono 3, come vediamo, 3 record. Uno relativo a Mario, l'altro Carmen e l'altro ancora Tullio. Se io voglio modificare i campi all'interno di questa tabella, allora che cosa devo fare? Vado sulla, diciamo, la schermata sul pulsante visualizza e clicco in visualizzazione struttura. Ad esempio, non voglio considerare più la città, ma la regione. A questo punto, nel momento in cui io salverò e rivisualizzerò la mia cartella, non avrò più diciamo, il campo città, ma il campo regione. Vado in visualizzazione struttura sempre, ho la possibilità di modificare diciamo, il campo. Per quanto riguarda per ciò che concerne il tipo di dati, conti, vediamo adesso nome è un testo breve, ma possiamo predisporre anche Access a recepire un testo lungo. Così come per quanto riguarda il campo regione, in questo momento è un testo breve, anch'esso possiamo diciamo, modificarlo per far ospitare un testo lungo, una valuta, un valore numerico. E così via. A questo punto possiamo anche invertire, salviamo, possiamo anche invertire la sequenza dei campi, per cui possiamo cliccare sulla colonna nome, cognome, chiedo scusa, trascinare con il tasto del mouse prima della casella nome. La stessa cosa possiamo fare con regione, quindi selezioniamo con il clic del mouse la colonna riservata al campo regione e la trasciniamo subito dopo il campo sesso, quindi a questo punto abbiamo modificato l'ordine con cui compaiono i campi. Salviamo, andiamo in visualizzazione struttura e vediamo che diciamo, in realtà la nostra diciamo, sequenza non è cambiata proprio perché diciamo, questa diciamo, visualizzazione di questa sequenza dei campi viene vista solamente dal punto di vista del foglio dati, cioè che è quello dell'operatore, piuttosto che della visualizzazione struttura, che è un'area di operazioni da parte di chi realizza il database e quindi lo sviluppatore.